Bene fans, siamo arrivati alla dogana svizzera. Speriamo non ci sia nessuno. No, c'è nessuno, quindi dentro e fuori proprio a piacimento. Siamo alla visiera che non si sa mai. Proprio stato di abbandono totale. E via che si va. Sorpassi contro sorpassi, eh. Bene fans, siamo arrivati alla discesa del Maloja, uno dei passi più belli in assoluto da dronare. La strada sembra disegnata. Da guidare non è bellissima perché i tornanti sono molto stretti, quindi non è che sia super divertente, ma da vedere dal cielo è un qualcosa di veramente spettacolare. Vai esterno? No, non so. Eh sì, ti sei messa in mezzo per mi hai tagliato la strada. Io? Eh sì, mi hai detto prima da una parte, poi ti sei spostata. Mi stai dicendo vai esterno e poi non sapevi neanche tu da che parte era esterno. Esatto. E quindi ti sei spostata e mi hai tagliato la strada. Niente criminalità sul Maloja perché è veramente stretto e quindi sì, sorpassi contro sorpassi, ma sempre stando nella nostra corsia. Cioè, beh, tranne adesso che si vede che non scende giù nessuno. Rimani in centro. Stai esterna che sto io in centro. Mamma mia, che sorpassi e contro sorpassi. Stai interna? Mamma, come si butta dentro? Che poi non c'è un cazzo di nessuno, quindi più bello. Sì, beh, pochissime macchine. In effetti sono le 19 e 18. Che diciamo che, da quello che ho potuto vedere, è l'orario più bello per andare in moto. Sì. Almeno in Italia, in Svizzera dai non c'era nessuno a nessun orario, si stava bene a qualunque ora. Quando siamo andati in Trentino due settimane fa, cioè era veramente una cosa imbarazzante il traffico. Poi chiaramente nessuno ti fa mai passare. Sì esatto, invece qua ti fanno passare, ti salutano. Mamma come si infila? Filo? No, il sole. No. Mi sa che non lo vediamo più fino a Chiavenna. Ah, se fa freddo. Che miseria.
comunque ho tolto gli animali spiaccicati con la saliva, però non era abbastanza, quindi in realtà ho tipo un alone gigantesco davanti alla faccia. Che schifo. Sì, beh, sempre meglio che le budella degli insetti, eh. Tac, guarda qua. Occhio che quel paese qua è infame, eh. Di solito è in questo paesino qua il velox, appena dopo la curva. Anzi, una volta era tipo qua. Era tipo qua. Perché sanno che passano gli italiani. No, beh, a parte che ci sono anche nella Svizzera interna. Però sono... Poi li metto sul carrello e li spostano. Non sei sempre nello stesso punto. Sì. No, limits, sector. Dove sei, Luna? Sto rispettando i limiti. Sì, ma anch'io, anzi, ero sotto il limite. Io dove sei rimasta? Comunque, anche a me tutta questa zona qua mi è subito piaciuta. È molto bella, sì. Perché è tutto ordinato, tutto pulito, tutto con delle regole precise. Sì. Guardala che curvone MotoGP. C'hanno le traiettorie. Bellissima questa variante a S nel bosco. Non ti vedo? Si nasconde? Mi sono messo proprio nell'angolo cieco degli specchietti. Sta in centro. Sto io in centro, stai larga. Guarda come taglia la curva. Guarda qua la valle come ti si apre davanti, tutta illuminata. Che figo. Ho sentito che fa già un po' di caldino qua. Sì, già un po' meglio. Sto lasciando senza accelerare. Comunque fans, ormai qua, cioè, il Maloja è solo un ricordo. Siamo ancora in discesa, ma strade belle sono finite, diciamo. Adesso da qui a Chiavenna è praticamente tutta statale, più o meno così, con molti limiti a 50 e mi va a colpi la moto in terza. Penso che io sono in quinta. Ma come fai? È vero, va giù come se fosse un boh, bellissima. E tra l'altro prima in discesa non ho più toccato l'acceleratore, andavo giù da sola. Potevi mettere in folla allora. Ah, guardate qua che roba. Guardate che bello. I sassi che si baciano. Sembra un orso. Mancano solo 17 km a Chiavenna. Speriamo che sia ancora aperto il posto dove comprare da mangiare, che ho una fame della Madonna. Se chiude le 8 ce la dovremmo fare, a pelo, ma ce la dovremmo fare. Cioè, se neanche cosa c'hanno lì a quest'ora di pizze. Bene fans, siamo arrivati alla dogana svizzera. Speriamo non ci sia nessuno. No, c'è nessuno, quindi dentro e fuori proprio a piacimento. Siamo la visiera che non si sa mai. Proprio stato di abbandono totale. E via che si va. Sì, però vai dentro tu, morisci. Ma se ho mal di schiena, andiamo dentro insieme. Io faccio... Guarda che faccio fatica a camminare, mi fa male. Esatto. Oh, sentite che venticello caldo qua. Sì, proprio cambiata la temperatura. Ah, guarda le cascate. Ah, sì. E prima o poi verrò a farci una foto col drone.
Bene fan, siamo arrivati a Chiavenna. Sono le 8:10. Il supermercato in teoria chiude tra 10 minuti, quindi potremmo anche farcela. Alle 8 chiude. Bene fan, siamo arrivati all'Iper, al fame della Madonna. Chiude alle 8, quindi molto velocemente smontiamo tutto, entriamo, prendiamo da mangiare, usciamo, riprendiamo il video. Moments later. Fame, ci siamo fermati all'Iper alla Chiavenna, siamo dentro in tuta. Guardate quanto siamo fichi. Tuta e mascherina. Che combo. Che però è meglio entrare col casco integrale, così almeno potevamo comprare le cose senza pagarle. More moments later. Abbiamo preso le pizzette all'Iperal. Adesso, sì, infatti, era una delle pochissime cose che era rimasta. Volevo quella bella pizza gigante che avevamo preso anche domenica, ma era finita. Vabbè, adesso ci fermiamo un attimo qua, pausa cibo, e poi andiamo su a Bema. 15 minutes later. Bene fans, ci siamo sfamati all'Iperal con le pizzette a 1,65€. Devo dire che mi sento meglio in effetti. Uno spuntino è un aperitivo. Sì, diciamo che è un aperitivo. Anche perché pizzette e Red Bull. Pizzette e Red Bull, vero? Però perlomeno era Red Bull Zero, dai. E dai, meno male. Facciamo così, ci teletrasportiamo da qua a Bema, così li salutiamo, chiudiamo il video a Bema, però non gli facciamo sorbire la statale. Teletrasporto. 1 hour later. Bene fans, con le magie del teletrasporto e del montaggio, ma soprattutto del teletrasporto che ci ha insegnato Goku, come abbiamo detto stamattina, siamo arrivati a Bema. No. Bene fan, siamo arrivati davanti al garage a Bema. È stato un bel giro. Abbiamo fatto un bellissimo giro e abbiamo fatto lo Spluga a scendere verso la Svizzera, che non l'avevamo mai fatto. E bello, bella scoperta. E abbiamo fatto anche lo Juller, che al contrario non l'avevamo mai fatto. E anche Albula e Fluela. Abbiamo fatto, visto dei bei posti. Ciao fans. Ciao fans. Fans, siamo arrivati in garage, anche questa volta in Svizzera non ci hanno arrestato, perlomeno non direttamente, magari ci vengono a prendere a casa, speriamo di no, comunque abbiamo rispettato quasi sempre i limiti, e in paese praticamente sempre al 100%, è stato un bel giro,